Presidente. Presidente Barroso, la direttiva 77 del 2001 fissa la definizione di fonti rinnovabili per individuare quelle per le quali sono ammissibili degli incentivi pubblici. Dalle fonti rinnovabili è escluso l'incenerimento della parte non biodegradabile dei rifiuti. L'Italia, sin dal 92, ha incentivato, attraverso un aumento della bolletta energetica dei cittadini, la costruzione di inceneritori, scientificamente dannosi per la salute e per l'ambiente, e per questo posti dall'Unione Europea come opzione residuale per la gestione integrata di rifiuti. Con riferimento a questi incentivi ci sono state ben due procedure di infrazione e, nonostante formali interventi legislativi, in Italia l'incenerimento di rifiuti viene ancora oggi incentivato come assimilato alle rinnovabili, uno su tutti il caso di Acerra. Mi rendo conto che potrà risultarle difficile ricordare i dettagli della situazione dei CIP 6, è per questo che ho presentato un'interrogazione scritta. Le domando però di confermarmi che non è possibile incentivare come rinnovabile l'incenerimento di rifiuti non biodegradabili e che non è prevista alcuna deroga in tal senso. Inoltre vorrei sapere se non risulta incoerente che la direttiva rifiuti ponga l'incenerimento come opzione residuale per lo smaltimento dei rifiuti, mentre la direttiva 77 del 2001 incentiva come fonte rinnovabile l'incenerimento. La Commissione prevede un intervento di revisione a questo proposito? Grazie. Mrs. Alfano, you rightly said... Onorevole Alfano, lei ha detto giustamente che si tratta di una domanda molto dettagliata, non posso conoscere i dettagli di tutte le procedure di violazione. Le posso dire però una cosa importante: per quanto riguarda l'energia, il mercato interno dell'energia, abbiamo adesso 77 procedure di violazione in corso nei confronti dei Paesi membri e 55 sul mercato interno. Quindi, se mi può fornire la sua interrogazione per iscritto, sarò estremamente lieto di fornirle una risposta sempre per iscritto.